Dopo l'ennesimo taglio al budget della Cattolica dalla Regione Molise, la struttura di Largo Gemelli rischia la chiusura. Ne pagherebbero le conseguenze i malati e 480 dipendenti con le loro famiglie. Oggi la commemorazione dei morti della tragedia mineraria di Monongah, dove persero la vita i minatori molisani. Era il 1907 e ancora oggi è vivo il ricordo. Oggi è la giornata dell'emigrazione, diverse le iniziative in regione, conferite onorificenze e riconoscimenti, tra questi uno alla dottoressa Rita Fossaceca, uccisa in Africa durante una missione. All'Istituto Professionale per l'Agricoltura del Capoluogo una conferenza che valorizza i legumi molisani, specie quelli in estinzione, nel passato facevano parte della dieta mediterranea. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Oltre 2 milioni e mezzo di euro in meno alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, che così rischia poi la chiusura. Pronta all'integrazione con il Cardarelli, la struttura guarda alla salute dei pazienti e anche dei suoi dipendenti. Vediamo il servizio. La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso non è una struttura privata, ma è una struttura accreditata e ben radicata nel tessuto molisano, ma che a causa dell'ultimo decreto firmato dal commissario ad acta Paolo Di Laura Frattura, che prevede un taglio di 2.600.000 euro al budget della realtà di Largo Gemelli, comprometterebbe l'equilibrio di bilancio rischiando la chiusura. A ribadirlo questa mattina in una conferenza stampa in Curia l'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano Bregantini ed alcuni medici della Cattolica. A gran voce è stato sottolineato che ne pagherebbero le conseguenze 480 dipendenti e le loro famiglie, ma soprattutto i pazienti, i molisani che altrimenti sarebbero costretti a lunghe trafile, viaggi ed onerose spese fuori regione, e i non molisani che scelgono la fondazione per le sue eccellenze, tra queste la cardiochirurgia e la radioterapia. La struttura, che negli anni è passata da 180 posti letto a 106 per via della riduzione del budget e per la quale era stata più volte manifestata la volontà della Regione di un'integrazione con il Cardarelli del capoluogo, è pronta ad unire le forze con i colleghi dell'ospedale di Tappino, svolgendo con dedizione il lavoro di sempre. Siamo favorevolissimi all'integrazione positiva e costruttiva per il bene del paziente, che secondo me significa anche ottimizzazione dei costi e miglioramento della qualità. Alla Regione chiediamo di poter far parte di una rete sanitaria con una identità ed un ruolo ben preciso, e senza continuare a lavorare con l'incubo di dover fare i conti con il bilancio a fine anno. Il mio sogno è quello di far parte a tutti gli effetti di una rete sanitaria molisana. È come se noi avessimo un ponte che finora, anche nel progetto che abbiamo coltivato e che è già avviato, come hanno detto i tecnici, questo progetto di mettere insieme tutte le realtà, specie la Cattolica e il Cardarelli, possa andare avanti dando la vera risposta alla realtà del bisogno di salute qualitativamente alto dei molisani. Questo decreto indebolisce un pilone del ponte col rischio che anche l'altro pilone crolli. Non è vero che indebolendo la sanità accreditata si favorisce l'altra. È un'illusione, perché da sempre il lavorare insieme ha prodotto benessere per tutti e non per qualcuno. Questo è ciò che noi vogliamo dire. Intanto dalla Cattolica di Milano ha avviato un percorso giuridico per impugnare il decreto in oggetto il 63 del 23 novembre scorso, mentre per il 15 dicembre al 17:30 è previsto un incontro pubblico nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Depressione e ansia, che compare nei malati di sclerosi multipla, sarebbero una reazione emotiva al loro stato di disabilità. Una ricerca condotta dall'IRCCS Neuromed di Pozzilli in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma dell'Università Tor Vergata chiarisce ora uno dei meccanismi di questo fenomeno, e ci sarebbe una sostanza appartenente ai cannabinoidi normalmente presente nell'organismo che interviene nel processo infiammatorio delle cellule. Siamo alla cronaca, segnalato da alcuni cittadini, è stata segnalata appunto la presenza di un pacco sospetto al centro commerciale Pianeta del capoluogo. Scattato intorno a mezzogiorno, l'allarme per la presenza nel parcheggio del centro commerciale di un involucro del dubbio contenuto. Sul posto sono giunti poi i carabinieri, l'area è stata transennata per i controlli del caso.
Cambiamo argomento. Commemorazione a Campobasso della tragedia mineraria di Monongah a cura della omonima associazione per ricordare l'evento che avvenne il 6 dicembre del 1907, in cui trovarono la morte decine di minatori provenienti dal Molise. Vediamo questo servizio. Erano le 10:30 del mattino di venerdì 6 dicembre del 1907, quando avvenne l'esplosione nella miniera di carbone di Monongah. Furono 171 le vittime ufficiali italiane, tra queste decine erano di emigranti di origine molisana, gente trattata in modo molto discriminante dagli statunitensi, che li consideravano più simili ai neri che ai bianchi. Oggi perciò è la giornata di commemorazione di questa terribile tragedia mineraria, una iniziativa voluta e curata dall'Associazione Culturale Monongah, in collaborazione con l'Assessorato Regionale alla Cultura e ai Molisani nel Mondo e i licei classico, scientifico e artistico di Campobasso e con il patrocinio della Regione e dei comuni di Torella del Sannio, Turonia, Frosolone, Fossalto, Vasto Girardi e Pietracatella, i luoghi di origine delle 87 vittime molisane. Una sciagura che dovrebbe avere più valenza nel ricordo di questo paese, visto che rappresenta il più grande numero di morti causati dal lavoro, dall'emigrazione, quindi il nostro paese, il nostro Molise hanno dato tanti sacrifici, tante vite per questo. È un ricordo che deve essere vivo, che dovrebbe essere ricordato ancora di più, proprio perché rappresenta quello che è stato l'italiano nel mondo. Consigliere, è una tragedia del lavoro. È ora che il governo, che tutti noi cominciamo a capire che per far sì che ci sia un'inversione di tendenza in questo senso bisogna utilizzare delle risorse superiori, impiegare più gettito finanziario rispetto a questo, che è un problema immenso. Perdere, far studiare un ragazzo italiano e poi se ne va con un patrimonio culturale, un bagaglio di insegnamento e di professionalità e la mette a dimora all'estero, è un danno doppio per il paese, non solo per i costi sostenuti per far sì che si raggiungesse questo risultato di capacità e di professionalità, ma soprattutto per la perdita in termini proprio di valore che abbiamo nel paese. Quindi l'inversione di tendenza deve essere quella di riportare non solo chi è già fuori, ma assolutamente di impedire che questo continui. E si può fare solo con il massimo dell'impegno, cosa che finora, devo dire la verità, non c'è stata. Nell'auditorium di Isernia nel pomeriggio, edizione 2016 della giornata dell'emigrazione molisana nel mondo. Nel corso della manifestazione saranno conferite le onorificenze di ambasciatore del Molise nel mondo a 4 corregionali che si sono distinti per meriti artistici, scientifici e culturali. Uno dei momenti più importanti sarà quando verrà conferito alla memoria il riconoscimento alla dottoressa Rita Fossaceca, uccisa in Africa in una missione di volontariato. In Molise il no alla riforma della Costituzione ha sfiorato il 61% dopo l'esito referendario negativo anche per la maggioranza alla Regione Molise. Il centrodestra chiede apertamente al governatore Paolo Frattura di fare un passo indietro e dimettersi. Vediamo il servizio. Nel Molise la percentuale più alta di elettori che hanno scelto per il no. Nel Molise come in Italia, a suo avviso è stato un voto libero e indipendente? Sì, è stato assolutamente un voto libero che si è liberato dai condizionamenti del renzismo sia nazionale che regionale. Il popolo italiano ha gridato nel silenzio che vuole rappresentatività, vuole votare e vuole essere ascoltato. Allora, il Premier Renzi ha detto ufficialmente di dimettersi. Cosa potrà succedere nella Regione Molise invece? Ma leggendo le dichiarazioni stamattina del Presidente della Giunta e le dichiarazioni del Segretario Regionale del PD, a me è venuto in mente la Ravenna che bruciava assediata dai Goti e all'interno c'era l'imperatore con la sua corte che mangiavano, bevevano e non pensavano che da lì a qualche giorno sarebbero stati arsi.
Invece nel centrodestra un risultato che rafforza anche l'area moderata. A proposito di area moderata, a gennaio ci saranno delle novità, le primarie nel centrodestra. Ma noi abbiamo messo un primo mattone oggi, è ovvio che l'invito adesso è a tutti quanti quei soggetti che si ritrovano in quest'area moderata e conservatrice di partire immediatamente a gennaio, di ridare la parola ai territori e ai cittadini per poter condividere con loro la scelta del programma e della leadership. Quali potranno essere gli obiettivi della coalizione? No, è troppo presto, oggi dobbiamo tornare fra la gente, tornare nei territori, quello è il nostro primo obiettivo. Firmato il protocollo d'intesa tra la provincia di Campobasso, la regione, l'istituto Pilla, la casa circondariale, la cooperativa Voli di Libertà e l'associazione San Giovanni per la promozione di un progetto di inclusione dei detenuti. Vediamo il servizio. Con la firma del protocollo d'intesa e collaborazione attiva tra l'amministrazione provinciale di Campobasso, l'assessorato regionale alle politiche agricole, l'istituto di istruzione secondaria superiore Pilla, la casa circondariale di Campobasso, la cooperativa sociale Voli di Libertà e l'associazione Il nostro quartiere San Giovanni, trova ottima continuità il progetto Per crescere insieme, scuole e territorio, che si occupa della promozione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa dei detenuti, anche e soprattutto in relazione alle tematiche operative e alle buone prassi ambientali. Per sottolineare tali finalità abbiamo ascoltato il direttore della Casa Circondariale di Campobasso, Mario Silla. Parliamo di un protocollo attraverso il quale riusciremo a dare ai detenuti la possibilità di imparare qualche cosa. Quello che conta sostanzialmente è creare dei percorsi formativi professionalizzanti che possano dare al detenuto la possibilità di comprendere che al di là della devianza c'è la possibilità di una vita e di reinserimento. Il mondo penitenziario non è un mondo a parte, il mondo penitenziario fa parte del nostro contesto sociale, è la nostra società. E quindi noi non dobbiamo convivere, dobbiamo coesistere con questo sistema. È importante vedere che nell'ambito di questo territorio ci siano delle strutture, sia enti, sia associazioni esterne, sia comitati, che credono che l'unico modo per eliminare la devianza sia collaborare a creare un futuro, un percorso, una possibilità di scelta per i detenuti. La scuola è importante perché la scuola ha sempre contribuito insieme a noi a credere in questo progetto, i detenuti si recano nell'ambito della struttura scolastica e hanno contribuito alla manutenzione ordinaria della struttura e al mantenimento dei vari possedimenti agricoli che sono all'interno. E al momento abbiamo un'associazione che cura una falegnameria e alcuni detenuti sono all'interno che attraverso percorsi formativi diventano, come dire, costruttori di arnie che poi saranno vendute nell'ambito del territorio. Al rettore dell'Ateneo Molisano Gian Maria Palmieri ha assegnato il premio Centro Studi Molisano San Giorgio 2016. Nel pomeriggio a Campobasso la consegna dell'attestato al merito. Il premio, istituito da un decennio, viene conferito a soggetti che si siano distinti nel campo scientifico, artistico o culturale. Dopo la consegna del premio prosegue il convegno su etica, impresa e mercato. Cambiamo argomento. La diminuzione delle corse sul tratto ferroviario tra Campobasso e Termoli ha prodotto numerose critiche da parte dei cittadini utenti della tratta. A tal riguardo l'assessore regionale Nagni ha ricevuto i sindaci di Casa Calenda, Larino e Termoli per cercare delle soluzioni condivise. Vediamo. Numerose le critiche dai cittadini, soprattutto da coloro che risiedono a Casa Calenda, Larino e Termoli, che si ritengono colpiti dalla decisione di eliminare gran parte delle corse giornaliere tra Campobasso e Termoli, portandole da 9 a 3. Una protesta diffusa che è stata al centro dell'incontro istituzionale tra l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni e i sindaci di Casa Calenda, Michele Giambarba, e di Larino, Vincenzo Notarangelo, oltre al rappresentante del comune di Termoli.
abbiamo rischiato e rischiamo ancora l'isolamento delle aree interne rispetto alla costa e al capoluogo. L'incontro di oggi è stato interlocutorio, non c'è nessuna volontà di chiudere alcunché, ma fondamentalmente di trovare una soluzione che veda né vincitori né vinti, considerando da un lato le nostre esigenze e dall'altro quelle di far quadrare un bilancio. Noi abbiamo le aree interne, l'area di Casa Calenda, l'area di Larino, l'area del cratere, hanno necessità di raggiungere queste aree, considerando che anche gli ospedali sono stati chiusi. Allora un cittadino che rappresenta la propria comunità deve avere questo prima di tutto come mission. Dobbiamo dire che allo stato attuale, anche con dei raffronti numerici, perché l'utilizzo dei treni sono ridotti, ci stiamo trovando una soluzione che ci auguriamo possa essere definitiva e positiva. Dal prossimo 12 dicembre sarà più facile per le persone con disabilità e ridotta mobilità utilizzare le stazioni di Campobasso e Isernia. Entrambe infatti entreranno a far parte del circuito nazionale di assistenza Sala Blu, il punto di riferimento per l'organizzazione del servizio, che potrà essere richiesto con 12 ore di anticipo. Sarà la Sala Blu di Napoli, Napoli Centrale, aperta tutti i giorni dalle ore 6.45 alle 21.30. Il servizio prevede l'accoglienza in stazione al punto di incontro concordato o per i viaggiatori in arrivo al posto occupato sul treno, l'accompagnamento a bordo del treno in partenza o dal treno di arrivo all'uscita della stazione o per chi prosegue il viaggio a bordo di altro treno, la messa a disposizione su richiesta della sedia a ruote per l'accompagnamento in stazione dal treno e viceversa, e la salita e discesa tramite carrello elevatore, l'eventuale servizio su richiesta di portabagagli a mano. All'Istituto Professionale per l'Agricoltura e Sviluppo Rurale di Campobasso, in collaborazione con la Coldiretti e Arca Sannita, si è svolto un convegno dal titolo Orto Conservativo dei Legumi Molisani. Abbiamo ascoltato la preside Rossella Gianfagna, vediamo. I legumi sappiamo che sono anche importanti ai fini della salute, ma quello molisano pare che abbia delle caratteristiche particolari. Sì, sicuramente appunto è un ritorno al passato, perché non dobbiamo mai dimenticare, noi quello che insegniamo qui in questa scuola non soltanto le nuove tecniche o anche quelle che sono le sperimentazioni, ma anche tornare un po' indietro, vedere un po' quelle che era l'alimentazione di una volta, cioè la riscoperta dei vecchi legumi. Oggi andremo addirittura a fare la messa a dimora, diciamo, di questi legumi, e i principi che hanno da un punto di vista nutrizionale e anche della salute appunto sono stati scoperti. Voi sfruttate anche il fatto che quest'anno è l'anno mondiale per quanto riguarda i legumi. Sì, anche per questo abbiamo voluto fare questa giornata, e soprattutto la particolarità è che abbiamo fatto vedere tutto il percorso, cioè da quella che è il discorso della terra e quindi la coltivazione dei legumi, i legumi nella dieta e poi la trasformazione e il piatto dei legumi. Non pensa che veramente l'agricoltura potrebbe essere il volano futuro? Ma io ne sono convinta, tanto è vero che questa scuola è in crescita, ma soprattutto noi viviamo in una terra, in una regione dove appunto ha molta importanza l'agricoltura. Noi stiamo cercando di ridare dignità a quella che è la terra, l'agricoltura, e soprattutto anche la scoperta dei veri valori. L'associazione Le Tende della Solidarietà di Termoli propone un evento per aprire la campagna Tende 2016-2017, rifugiati, migranti, al lavoro per cambiare passo, proposta dall'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. L'iniziativa si terrà al Cinema Sant'Antonio di Termoli domani alle ore 20.30 e vedrà la partecipazione di un duccio con uno spettacolo testimonianza dal titolo Musica e Pensieri, Cabaret e Riflessioni. La Fondazione Molise Cultura comunica che per problemi di salute sopravvenuti, comunicati dal maestro Luigi De Filippo, lo spettacolo Natale in casa Cupiello, in programma al Teatro Savoia nelle serate di domani e giovedì 8 dicembre, è stato rinviato a data da destinarsi. Bene, adesso come ogni giorno cediamo volentieri la parola alle previsioni del tempo. Vediamo cosa ci dicono.
Parzialmente coperto oggi sul Molise nella prima parte della giornata, stellato o velato dalla sera, le temperature odierne sono comprese tra la minima di 5 gradi a Capobasso e la massima di 13 a Termoli. Ventilazione nord-occidentale, poco mosso il mare Adriatico. Domattina sulla regione il cielo è previsto poco nuvoloso, valori climatici in leggero aumento, i venti si disporranno deboli, settentrionali. Siamo adesso alle notizie di sport, partita dai due volti, quella vista domenica tra l'Agnonese e la Recanatese. Meglio gli ospiti per concentrazione nella prima parte, nella ripresa positiva la reazione dei Granata. Vediamo questo filmato. L'Agnone ha tirato fuori le unghie, la determinazione, forse solo l'unico quarto d'ora finale. Sì, quello sì, infatti stiamo qui a ripetere le stesse cose, già gliel'ho detto dentro i spogliatoi, siamo noi il pericolo maggiore, no, sicuramente non le altre squadre. Lo abbiamo dimostrato per l'ennesima volta oggi, dove non siamo entrati con la concentrazione giusta, con la voglia, con la cattiveria, contro una squadra che era penultima e pensavamo forse di averla già vinta. Le partite vanno tutte iniziate, iniziano tutte 0-0, poi è il campo quello che decide. Consegnare al portiere retropassaggi con il sole contro? Beh, questo abbiamo già parlato anche in settimana, abbiamo perso la battuta iniziale del campo, poi dopo logicamente era difficile giocare, ed è stato difficile giocare con il sole contro, poi specialmente quando ci sono queste giornate che arriva proprio all'altezza all'altezza uomo. Però sono cose che possono capitare, adesso è capitato a noi, speriamo la prossima volta di noi, che non ci ricapite, però ecco, questi errori non si possono più fare. È andato via una punta Vitelli per un trequartista, forse manca qualcosa ancora in attacco a questa squadra? Per quanto riguarda oggi abbiamo dimostrato che ancora una volta possiamo fare gol come quando vogliamo, solo che è mancato quel pizzico di fortuna, poi siamo arrivati ancora 2-3 volte, anche lo stesso con Cassese, però no, non è che è andato via una punta, è arrivato un trequartista, è andato via un giocatore e ne è arrivato un altro, come in queste fasi del campionato dove c'è questa apertura di mercato, dove i giocatori possono rimanere, possono andare via, possono arrivare. Matteo Postanzini, 2-2 alla fine della partita, c'è qualche recriminazione, insomma un quarto d'ora dal termine, la vostra squadra ancora era sul vantaggio di 2-0, cosa è mancato alla fine per agguantare i tre punti? Ci è mancata un po' di qualità e esperienza e la squadra ha affrontato con il giusto piglio, con l'atteggiamento giusto, con qualità di gioco, soprattutto il primo tempo e gran parte del secondo. Poi sul 2-0 purtroppo veniamo da un momento difficile e non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di intensità, di qualità nelle scelte, soprattutto con la palla. E dobbiamo alzare la testa, dobbiamo essere convinti che valiamo molto più della posizione che occupiamo, noi lo sappiamo e quindi sono convinto, lo dico dall'inizio, che la squadra uscirà fuori da questa posizione, mantenendo sempre il nostro stile, la nostra idea di gioco, perché deve essere sempre il nostro riferimento, perché noi sappiamo quanto lavoriamo. Dal primo all'ultimo minuto non avete mai rinunciato a giocare, anche quando la squadra avversaria aveva raggiunto il pareggio. Sì, noi dobbiamo. Io credo che a maggior ragione in momenti di difficoltà bisogna affidarsi al lavoro, perché poi se scappi dal lavoro che fai vuol dire che perdi tutti i riferimenti e vai soltanto in confusione. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto, sul credere nel lavoro, su affidarci a quello. Adesso la squadra oggi mi ha dato una grande dimostrazione di credere in quello che fai, quindi dobbiamo proseguire, giovedì si aspetta un'altra partita e dobbiamo vincere, dobbiamo giocare a calcio, quindi dobbiamo recuperare un po' di giocatori, spero che non arrivino altri, perché comunque è stata una settimana un po' complicata sotto questo aspetto, però sono convinto che la società farà di tutto per far bene e uscire da questo momento. Bene, allora cambiamo argomento, nel calcio a 5, Under 21 si ferma a 4, la serie positiva di vittoria del CUS Molise, gli universitari devono arrendersi 4-2 in Abruzzo all'Atria, nonostante la buona prestazione offerta in particolare nel primo tempo. Da oggi il CUS inizierà a pensare alla sfida con la Tombesi in programma domenica al Pala Unimol.
Nella pallacanestro di Serie B maschile, Isernia e Venafro sono state costrette a cedere in trasferta l'intera posta in palio. I Pentri sono usciti sconfitti da Ortona 71-52, i Venafrani invece a Matera, finale 96-71 per i Lucani. Le due molisane restano relegate agli ultimi due posti del girone D. L'Airino Termoli in Serie C vince invece contro la capolista Novo Basket Aquilano al Pala Sabetta. Alla Sirena gli Adriaci superarono gli Abruzzesi con il punteggio di 80-67 e tornano in corsa per la vittoria del campionato. La 12ª edizione della Scopri Termoli 2016 si svolgerà sulla distanza dei 10 km la mattina di giovedì 8 sulle strade della città adriatica. Il via da Corso Nazionale sarà dato alle 9.30. L'arrivo è previsto per gli atleti in Piazza Monumento. Le iscrizioni termineranno nella giornata di domani. Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.